Ciao ragazzi, oggi diamo un'occhiata a dei prototipi di pneumatici che ho fatto per la Smax. Queste ruote vanno bene anche per le macchinine fino a 1 a 10. Le ho fatte con il flessibile. Sostanzialmente il cerchione è realizzato da due pezzi che hanno questa zigrinatura e il copertone ha la stessa sagoma. Quindi infilate il copertone, infilate questo, delle viti e stop, è montato. Ora il copertone rispetto all'originale è 5 mm più largo, questo è da 75 mm di diametro, mentre questo, per semplificarmi, l'ho fatto da 80 mm. Vedete. Ora, la ruota originale pesa circa 50 grammi. Questa qua pesa 37 grammi. Quindi abbiamo anche un guadagno di peso. Sulle quattro ruote guadagniamo quasi 50 grammi. Questa era la prima ruota, la prima versione. Vedete, è molto dura perché l'ho fatta molto spessa. Praticamente ha uno spessore di 1,6 mm e quindi è troppo dura per il peso della macchinina. Allora ho ottimizzato tutto e ho fatto questa che ha una shell di 0,8 mm, per cui questa si può stampare solo con un ugello da 0,4 o da 0,2. Con altri diametri di ugello questo disegno non è stampabile. Ho proprio ridotto al minimo tutti gli spessori, però l'hanno resa molto flessibile. Vedete? E infatti funziona bene. Ora vi faccio vedere il test. All'inizio del video la faccio andare un attimo su asfalto e noterete come le ruote dietro, che sono dure, perdono aderenza subito. Appena do troppa potenza, subito perdo il controllo del posteriore della macchina. Su sterrato la cosa è decisamente minore, però anche su sterrato vedrete come la macchinina tende a sbandare di posteriore, mentre l'anteriore è bello piazzato. Per cui adesso o ristampo altre due ruote uguali a questa, oppure stavo pensando di farne una versione leggermente maggiorata da mettere dietro.
l'ultima cosa, ho fatto, vedete, dei braccetti sostitutivi con i fori a distanza di 43, 44 e 45 mm. Con questi tre valori, provando, sono riuscito a mettere dritte tutte le ruote. Insomma, la macchinina è molto economica, per cui non si può pretendere che sia tutto preciso. Con questi tre valori mettete in asse tutte le ruote. Bene, vi lascio al test, buona visione, ciao, al prossimo video.